Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Sono le 16 di pomeriggio, alle 10 ho rinfrescato il lievito madre, il Licoli, ed ora vado ad eseguire tutti i passaggi per questo impasto collettivo con il gruppo Nuvola, un amore di pasta madre. Qui sto miscelando le farine, io sto facendo mezza dose rispetto alle dosi che vi ho messo in descrizione, quindi farò soltanto una teglia. Questa è una ricetta che è stata ripresa da Rosa di Andrea Godi, che è un pizzaiolo credo pugliese, ed è stata modificata perché stiamo usando appunto il lievito madre. Allora, io procedo così, sciolgo prima il lievito dentro la planetaria, però si può mettere anche dopo, tanto è un Licoli, quindi non serve nemmeno scioglierlo. Però procedo così, ci metto una parte dell'acqua e faccio girare con la foglia. Lascio un po' d'acqua da mettere dopo e giro. E quindi dicevo, questo è un collettivo, ogni tanto facciamo questi collettivi con il gruppo, dove seguiamo tutti i passaggi per fare un impasto, insieme agli amici che partecipano. Butto giù tutta la farina che avevo miscelato insieme alla patata e faccio girare. Ops, scusatemi, ho ripreso anche le mie ciabatte. I video li giro, faccio tutto da sola, quindi tante imperfezioni non riesco a vederle delle volte. Poi quando rivedo il video mi accorgo che c'è qualcosa che non va. Non ho un cameraman che mi fa le riprese, faccio tutto da sola. Allora, poi ho messo la restante acqua e ho messo il sale, il miele e l'olio. Questo impasto va fatto riposare 2 ore in ciotola, coperto naturalmente. Chi ha fatto la dose per intero, dopo le 2 ore va a dividere l'impasto. E ogni pezzo vanno fatte delle pieghe e perlato. Allora, alle 13 abbiamo tirato fuori l'impasto e tenuto a temperatura ambiente fino alle 16. Eccolo qua, questo è il mio. E ogni tanto metto anche qualche foto dell'impasto, come avete visto prima, di Rosa. Però adesso continuo con il mio perché avrei dovuto scaricare i video dal gruppo, ma li trovate naturalmente se siete iscritti al gruppo, negli eventi trovate tutti i passaggi di Rosa se volete rivederli. Basta andare sugli eventi passati e trovate tutti i passaggi. Allora, come avete visto, ho spennellato con l'olio questa teglia. E poi alla fine, dopo la cottura, ho visto che forse se l'avevo messa un pochino più grande sarebbe venuta più bassa. Però va bene così perché la focaccia pugliese è comunque altina, eh? Questo poi dipende dai gusti, se la volete più bassa mettete una teglia un pochettino più grande. E poi vi metto le misure. Allora, allargo così con la punta delle dita, così piano piano, fino a coprire tutta la teglia. Ok. Ecco qua. Io ho preparato i pomodorini perché ci vanno, i pomodorini ci vanno. Poi i capperi ce l'avevo soltanto sotto sale e li ho sciacquati perché sono troppo salati. Questa è la foto di Rosa, vedete, ha preparato l'olio, i capperi non sono sotto sale, quindi c'è il pezzettino carino che rimane e fa un bel effetto messo sulla focaccia. Allora, poi questa è l'emulsione, ho fatto l'emulsione con l'acqua e l'olio, mentre sotto invece ho spennellato soltanto l'olio. Metto in abbondanza, forse anche troppo, e
Rifaccio i buchini così poi ci metto i pomodorini tagliati a metà, infilati bene dentro. Oppure ci vorrebbero le olive che non mi trovo a casa. Come sapete abbiamo ancora difficoltà a fare la spesa perché siamo in quarantena, poi ci sono delle file allucinanti quando andiamo a fare spesa. E quindi ci arrangiamo con le cose che abbiamo in casa, però potete mettere quello che volete naturalmente a vostro piacere. Oh, scusatemi il rumore di sottofondo perché c'era la finestra aperta, c'era una macchina, adesso ho chiuso. Allora, adesso vi metto anche la foto di Rosa che ha fatto due teglie con l'impasto, con gli ingredienti completi che ho messo all'inizio, gli sono venute due teglie. E questa è la mia invece che ne ho fatta una. Adesso copriamo. E lasciamo 3 ore circa, quindi deve fare le bolle, deve lievitare ancora. Vi ricordo che sto seguendo questo evento in un impasto collettivo, nel gruppo Nuvola un amore di pasta madre. Ecco qua, la mia teglia è pronta da infornare. Ho acceso il forno a 250, il mio secondo va anche di più. Però l'ho messo a 3,50. Ho fatto cuocere per 30 minuti nel piano basso, proprio il primo piano, così cuoce bene anche sotto. L'ho fatta cuocere bene, eccola qua, vedete. E adesso la faccio freddare un attimino, ma vado a tagliarla ancora tiepida perché così siamo arrivati all'ora di cena. Eccola qua, vedete, molto bella, ben alveolata. Io direi che è venuta molto bene, quindi ringrazio Rosa per averci suggerito questa ricetta, che è veramente ok, ottima. Naturalmente, se volete, potete aprirla questa focaccia e farcirla come meglio credete. Io l'ho mangiata così, al naturale, e devo dire che era squisita senza appesantirla più di tanto. Bene amici, ci vediamo al prossimo video. Se volete condividete questo video e lasciate un like naturalmente. Ciao a tutti e buona cena, buon appetito!